Gratteri oggi alla presentazione del suo testo che indaga il rapporto tra mafia e tecnologia. Sì, le mafie nel corso degli ultimi anni hanno fatto passi da gigante, purtroppo è noi nel mondo del dark web, sono riusciti a procurarsi, a pagare non solo hacker evoluti, ma anche a comprare tecnologia evoluta, quindi noi stiamo inseguendo questo gap tecnologico che ancora le polizie italiane faticano ad avere. Se dovessimo quantificarlo, questo gap, qual è la distanza tra la giustizia e la criminalità sul versante tecnologico? La distanza è proprio l'acquisto di strumenti che consentono di intercettare e di identificare i soggetti all'interno del dark web. Parliamo ovviamente di tecnologia che costa milioni di euro. Oltre a dover attrezzare, a dover istruire polizia, carabinieri e finanza, ad essere, a farli diventare hacker buoni, cioè quindi creare un'ulteriore specializzazione, ad esempio all'interno della polizia postale o all'interno della polizia volontaria della Guardia di Finanza o dei carabinieri, e già ci sono segmenti, già ci sono settori, però ancora non molto diffusi. Se i colleghi hanno domande. Sì, professore Presidente Gratteri, questo è un territorio di confine con la Vietnamese e penso spesso nei campi, sicuramente avrete studiato in questi primi mesi a Penso di sì. e diciamo, spesso negli anni le organizzazioni criminali più vicine forse alla 'ndrangheta e alla camorra tradizionalmente diciamo, conosciuta, quella metropolitana, il pericolo c'è di infiltrazione nelle province vicine. Certo, ormai in Italia non possiamo parlare più di zone franche, cambia la densità e l'intensità delle mafie, però purtroppo ahinoi, le mafie sono ovunque, cambiano solo le modalità di esternazione del loro potere, cambiano le modalità di arricchimento illecito, però purtroppo ahinoi ci sono. Di tecnologie, proprio oggi l'IDA ha eseguito 30 arresti per tecnologie che arrivano nelle carceri, dove paradossalmente gli agenti di custodia si trovano senza cellulare, i detenuti invece hanno. Il problema dei cellulari nelle carceri è un problema molto serio, molto diffuso. Purtroppo negli anni non sono stato ascoltato quando ho chiesto l'acquisto di jammer per metterli nelle carceri, per impedire il funzionamento dei telefoni cellulari, e oggi ci troviamo in questa situazione drammatica, perché dal carcere con il cellulare non abbiamo visto che si fa entrare droga, armi, oltre naturalmente commettere estorsioni, tutta la gamma dei reati tipici delle mafie. Basta, dai, che è tanto onesto.